Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo sempre con il nostro mitico Eivor, sempre su Assassin's Creed Valhalla, per continuare insieme l'esplorazione del Hamptonshire. Quindi procediamo, a questo giro mi vedete, ho deciso di farmi vedere, per chi non mi conoscesse. Allora, mappa. Abbiate fede che ci arriviamo. Allora, dobbiamo fare questi tre punti, avevamo detto l'ultima volta. Quindi niente, prendiamo il nostro cavallo e ci dirigiamo lì. Ok, siamo in prossimità, raga. No, Dio mio, ti prego. Ti prego, di che non è vero. No, non lo vorrei proprio fare, ragazzo. Non lo vorrei proprio fare, sta cosa delle pietre. Mamma mia. Mi fa male dentro. Quando ho male dentro. Ah. Ti riferisci a mio padre? Ah. Che cosa? Quello che hai detto. Ma anche no, bambina. Riguardava mio padre. Sigurd. Non ho detto niente. Non abbiamo parlato da quando siamo arrivati. Bugiardo! Hai detto qualcosa! Forte e chiaro come stai parlando ora! Sei folle! Che cosa avrei detto? I codardi credono di arrivare alla vecchiaia evitando gli scontri. Ma la vecchiaia li consumerà presto, anche senza che le lance li sfiorino. Non ho detto niente del genere. Dente di troll! Dente di troll! È il padre di tutti che bisbiglia in quella tua testa. Ma scusa, Nemo. Ragazzi, penso che ci vedremo dopo. Devo dire, il contenuto più brutto di Assassin's Creed, delle missioni secondarie o cose così, è questo. Proprio, l'ho sempre detto, ragazzi. A me mi fa schifo sta storia. Poi non è reale, è molto surreale sta cosa. Anche perché non dovrebbero star così comunque le pietre nella realtà. Signori, ce l'abbiamo fatta. Raccomando sempre un master in ingegneria come minimo, se no non ce la fate. Era il Thor qui, quel coso qui, punto maestria misero. Va bene, poi abbiamo la missione secondaria qui di Ken Krink. Lo faccio sul serio. Deve farlo. Devo. Ti agiti come un cane che attende la verga. Cosa ti turba? Oh, straniero, ora ti racconto. Io amo Ethelind, figlia di un cacciatore. Ma quell'uomo è orribile. Mi ha dato un compito. C'è una freccia conficcata lassù su quell'albero. Quale albero? Scoccata dal cacciatore. Chiunque voglia avere Ethelind in sposa deve arrampicarsi. Sei tipo qua, cattivissimo, per aver sposato figlia, devi recuperare una freccia, una. Mi sembra un gioco da bambini. Potrei aiutarti. Va bene, focalizziamoci. È lì la freccia. Vabbè, andiamo là a prendergli sta freccia, ragazzi. Una lince. Non gradisce i visitatori. Mi spiace, lince, non volevo. Sapete che io odio fare delle cose normali. Va bene. No, non cadere, Eivor. Eccola qui la freccia. Hai preso la freccia! Sia lode a te. Adesso vado, me la sposo io la tipa. Ho preso io. Portala qui. Dici? No, ti sparo in faccia quasi. Però vabbè, dai. Ho la freccia che prova il tuo coraggio senza pari. Il suo coraggio, oh, eh. Grazie, straniero. Darò il tuo nome al nostro primogenito. In tuo onore. Qual è questo nome? Eivor. Mi avrei dato un nome tipo... sono un coglione. Se invece il nome facesse rima con il tuo, che ne dici? Ho trovato gli altri pretendenti. Lassù c'era la tana di una lince. Se il padre di Ethelind è un cacciatore, lo sapeva. Ah, una sfortunata coincidenza? Ma ora devo consegnare la freccia. Sarà felice che qualcuno l'abbia presa. Ecco perché è cattivo, il padre voleva farlo uccidere. Goditi tuo matrimonio. Sono certo che suo padre sarà felice. Una Pasqua, vedrà che sarà contento. Ok, la freccia sull'albero, missione completata. L'altra cosa che dovevamo fare, signori, mappa, è qui. C'è anche questo da prendere, ma lo prendiamo dopo. Sì, no, anzi lo prendiamo subito. Andiamo prima qua, signori. Ok, signori, siamo giunti sul luogo. Andiamo un attimo. E 16 metri sotto, Eivor. Dover capire dov'è la pietra. La pietra è lì, benissimo. Ecco, non l'ho preso. Adesso vedrete che la pietra si muove.
magia, udini. C'erano anche dei serpenti, sì, però io non li tocco così, li lascio lì. Ne abbiamo già uccisi troppi, lasciamo qualche rettile in vita. Ok, qua siamo a posto, signori. Adesso riprendiamo di qua, torniamo qui. No, è un bardo lì, come si chiama quello, delle poesie lì. Non mi ricordo mai i nomi, ragazzi, scusate. Ti ho osservato avvicinarti. Fen il pensieroso. Cosa si prova a non dover sopportare il peso degli anni? Non sono un bambino. Che senso. Eppure scorgo la beata ignoranza delle oscure verità del mondo. Uno stolto. E lo hai compreso da uno sguardo. Un'abilità innata. Forse apprenderai meglio canzonare. Ecco, canzoniamo, ragazzi. Ti sfiderò. Accetto. E piazzerò una scommessa. Piazzeremo una scommessa. Allora, puntata media, nostro solito. Ecco la mia posta. Puoi iniziare. Sei violento, rabbioso. Aborri la vita. Con te la battaglia non è mai finita. Le tue mani di sangue sono sporche, lo sai. E nella guerra, Miglorio, quello che dice lui, non ragazzi. Non smetterò mai. Non c'è male. L'ho sorpreso. Il conflitto ti accende. Speranza non c'è per chi nello scontro si sente un gran re. A che mai gioverà questa brama di morte? Mi farà aprire del Valhalla? Mi farà aprire del Valhalla le porte. Ci sta, no? Povere orecchie mie. No, non andava bene, non andava né bene. Ricchezze né fama salvarti potranno. Ho sbagliato. Eppur non comprendi che anzi son danno. Hai solo una vita. La getti così? Nessuno così. Ricorda chi senza conquiste morì. No, non va bene. Sul serio? Terribile. Vabbè. Saprai anche uccidere, ma non certo canzonare. Sì, in effetti sono più bravo, dovrei ucciderti. Ho imparato a parlare. Dai, riproviamo, ragazzi, riproviamo con sto stolzo. Ti ho osservato avvicinarmi. Non me ne frega niente. Cosa si prova a non dover sopportare il peso degli anni? È triste riconoscere che non hai appreso nulla dai tuoi errori. Canzonerai ancora? Lo farò. Sì. Scommettiamo. Puntata media. Ecco solito. La mia posta. Vediamo ancora. Puoi iniziare. Sei violento, rabbioso. Aborri la vita. Con te la battaglia non è mai finita. Ok. Le tue mani di sangue sono sporche, lo sai. Okay. Nella questa guerra, era giusta. Miglorio, non smetterò mai. Non c'è male. Il conflitto ti accende. Speranza non c'è per chi nello scontro si sente un gran re. A che mai gioverà questa brama di morte? Ok. Proviamo questa. Mi scalda, mi avvampa, mi fa sentir forte. Ok. Gliel'abbiamo messa. Né ricchezze né fama salvarti potranno. Eppur non comprendi che anzi son danno. Hai solo una vita. La getti così? Allora, questa no. Nessuno ricorda? Per gloria immortale io dico di sì. Per la gloria immortale io dico di sì. Basta. Ne ho avuto abbastanza della tua crudeltà. Abbiamo battuto, ragazzi. Incassa la vincita. Buona. Spero. Ciao, grazie. Che ne trarrai gioia effimera. Stanne certo. Ok, abbiamo anche canzonato, ragazzi. Carisma aumentato molto bene. Adesso.
Allora, procediamo su quel versante di qua e facciamo questa e questa. Altri tesori nella zona? C'è pieno. Allora facciamo prima questo, questo e questo, signori. Quindi, 250, 190, l'altro. Ok, andiamo quello a 190. Cavallino. Perfetto. Andiamo, ragazzi. Riprova per piacere, no, perché mi sto preoccupando. Mamma mia, stress. Ci vuole un quarto d'ora per salire qui, eh? Ok. Ne prendiamo un forziere. Perfetto. Allora, andiamo dagli altri, che sono 300, 234 il prossimo. Andiamo lì, signori. Vai! Vai! Ci siamo arrivati, ragazzi. Metri. È nel cesso fuori il portiere? È lì, nel cesso fuori? Qua. Tanto pare sì. Come si fa a entrare qua? Adesso due ore, un po', ma forse no. Deprediamus. Molto bene. Adesso, se Evo riesce a uscire da questo posto, 160 metri. Andiamo lì, signori, cavallino. Thank you. Eccoci. La porta è chiusa. 10 euro, signori, che la porta è chiusa. Bloccata. Devo andare dall'altra parte. Chi è che mi paga? Chi è che mi paga? Ah, chi è che mi paga? Chi? Questione di millimetri, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito le frecce, però. Brutta cosa. Molto brutta. Dov'è qua? Ok, perfetto. Siamo a posto, va bene. Prossimo obiettivo, ragazzi, questi tre abbiamo fatto. Ok, passiamo dalla parte di qua. Facciamo questi tre cose, questi due, sì, tre cose qua, andiamo. Ok, missione secondaria, ragazzi. Arriviamo, cioè, arriviamo, siamo arrivati. Arriviamo. Che è successo qui? Siete cordialmente invitati al torneo annuale di lotta Ursi. E potete dire i nostri corsi? Ah, quindi è scappato un orso, quel tipo là? Cos'è quel tipo? C'è un orso qui che vuole divorarmi la faccia. Sei delicato, non devi ferirlo. Cane, ma cattivissimo. Ma no, non c'ho le frecce. Facciamo così. Ok, facciamo... E cosa dovevo fare secondo te con un orso vivo che mi attacca, vero? Invitavo a cena, cosa? Adesso gli spacco la faccia un attimo, ragazzi, che lo raggiungiamo. Adesso ti tiro anche a te. La tua gratitudine mi commuove. Sì, molto. Gratitudine? Quello era il mio orso da combattimento. Come mi guadagnerò da vivere ora? Vai a lavorare, non fai lottare le bestie, ignorante. Vi ringrazio, vostra maestà. Avete la mia lealtà in cambio del vostro dono di povertà. Ma io quasi quasi mi insegnerei la gratitudine, ragazzi, ma le mie scuse non c'è di che, dai. Di nulla, figurati. Buona vita di strada. Mi hai rovinato e non te ne importa. Non importa a nessuno. Che mondo. È benvenuto. È così un mondo. Più piccolo da sfruttare. Addio. I miei figli. Quasi quasi l'assassino. Sono cazzi tuoi. Comunque, andiamo là, nel prossimo indicatore, ragazzi. Quello lì non si è reso conto che il mondo gira così. Anche nella real life. Tiro vino e poi non gliene frega niente a nessuno. Ok, eccoci arrivati. Scendiamo. Ah, questa qua è la grotta, quella magica. Quella lì, quella segreta lì, strana. C'è il tesorino qua, va bene, andiamo. Ci infiltriamo. Ha.
Ok, il tesoro, il forziere è qua. E già lì la cosa mi piace. Adesso saliamo queste scale che portano a un niente. Vabbè. Proseguiamo nella grotta, ragazzi. Sporca di sangue, di tempera, non pitturata di rosso. Non è proprio bella, bella. Allora, di qua. E adesso dove dovrei proseguire? Di qua? Sì. No, ho sbagliato qualcosa, mi sa, ragazzi. Risali sull'albero, Evo. Qua sul tronco, per favore. Mi sali sul tronco? Bravissimo. Ti tiri su? Bravissimo. Adesso. Andare di qua. Eccoci. Perfetto. Lo sapevo io. Eccoci qua che ci siamo. Veleno. Un attimo. Non ci siamo relazioni perché noi siamo forti. Ok. Ma dove devo arrivare fino? Ho trovato un opale così dal niente. Ma mi sa che questa non è la strada giusta. Così, ma per me è di lì comunque la via. Infatti, qua c'è il veleno. Vedo giù il veleno da sopra. Vabbè, così. Posso tirarmi su qua? Sì. Attimo. Sembra una trappola. Sì, ma Evo, non curiamocene. Sorpresa mi aspetta stavolta. Ok, siamo arrivati all'entrata. Il mantello leggendario ti chiama, ma la morte è silenziosa e si annida fra le nubi. Solo il fuoco può mondare tutto. Può mondare. Può mondare. Va bene. Ah, certo, che scemo. In quel senso qua può mondare. Easy. Così mi piace di più. Evo, devi solo fare quello che dico, non prenderti troppe libertà di salire, di andare. Ah, ancora, ancora. Io voglio andare di là, Evo, di là devo andare, di là. Bravo, ecco così, ok. Scendiamo. E raccogliamo. Benissimo, signori. Un momento, c'è qualcosa che non va. In effetti, sì. Bene, signori, vediamo dove andare ora. Qua siamo a posto. Adesso qua come mai? Ah, qui erano i forzieri che non riusciamo a prendere a Winchester. Va bene, adesso andiamo qua a prendere questo qua nel fiume. Signori, ci vediamo qui. Ok, ragazzi, il tesoro è nel fiume. Andiamo a prenderlo. Forziere, non il tesoro. Emergiamoci. Eivor, che ne dici di prendere il tesoro? Ecco, vedi che a volte ce la facciamo. Mappa, vediamo dove ci deve andare ora. Qui siamo a posto. Allora, io proseguirei adesso fino a qua in fondo, al covo dei banditi Klausenstunnen, qui. Andiamo qua, prendiamo quelle cose qui per poi tornare indietro di qua. Quindi, banditi di Klausenstunnen sono di là. Ok, quest'area è chiusa. Dovremo combattere magari, ragazzi, preparatevi. Non abbiamo frecce, vi ricordo solo questo. No, perché proprio a me? Ci leviamo dal fuoco, Eivor, cosa dici? Va bene, ok. Ancora? Non ci credo! Ciao Golia, è stato bello conoscerti. Questa è l'unica mossa che ci permette di atterrare questi qua stragrossi, se no non li atterrete. Non riuscite a atterrarli. Ecco, mi ha atterrato lui però. Ok, abbiamo squartato. Frecce non ne ho. Questo cos'è? Stai per cremare. Io ho tutto, no? Perché non, forse non ci siamo ben intesi, Scusate,
Allora ti farò a pezzi. Lanciatore qua prende su una cima. Benissimo. Come è giusto che egli sia. Eccoci qua. Ok, stavamo dicendo 37 metri. Vediamo un attimo. 29. È qua sopra. E sotto qui. Fortunatamente ci rimane una vita. E abbiamo depredato. Adesso. Mappa, ci rimane questo e questo, signori. Arrivo. Andiamo a vedere. 85, l'altro 48. Andiamo a 48. Era questo qua sotto. Vediamo un attimo. Dopo un po' che vedo che non riesco a colpire la gente. Ah, mi ha preso sto... Scusate, quando parlo succedono le cose. Andiamo a dargli mentre che è in terra. Fa calpestare anche due volte il socio. Ehi. Ehi, 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 ehi. Ho capito di spingermi qui. Ok. Ok. Adesso chi è che c'è che mi vuol tirare con... Basta, perché davvero, ragazzi. Poi mi arrabbio. Ok, uno. No, ci stavo per calpestare, socio. Ma non ci sono delle frecce in quel posto qua. Ma neanche una. No, non c'è una freccia, eh. Vabbè, però l'abbiamo fatta lo stesso. Allora, abbiamo detto 106 metri. No, ce n'era un altro prima. 20 lì metri. Questo lì. No. Sì, e per andare lì cosa dovrei fare? Semplice, ecco così, perfetto, grazie, gentilissimi. Riprendiamus. Ho trovato anche delle frecce spettaculars. Ah, non salti di là così, Eivor, non salti, no, va bene, lo spostiamo il coso. Perfetto, grazie Eivor. Adesso, prossimo è 110 metri sopra, andiamo là, signori. Benissimo, e abbiamo anche questo forziere. Adesso qua abbiamo completato tutto, signori. Passiamo. Ma qui? Ma c'è da prendere anche questo. Va bene, signori, ci spingiamo fino a qui. Prendiamo questo, signori. Andiamo qua. Cazzo. Ragazzi, qua dobbiamo scendere. Siamo arrivati alla fine del paese, praticamente. Ok, signori, siamo all'isola di Wit. Ok, rovine romane. Ci immergiamo a vedere se troviamo il tesoro. È proprio bassa l'acqua. C'è una grata, ma non è fattibile. Di qua forse.
si passa di qui. Scaldo della morte. Abbiamo preso un altro arco, ragazzi. Dobbiamo uscire prima che Eivor mi muoia adesso. Cosa molto ardua, sembra. Sì, adesso... Dai, Eivor, no, no, non lottare, muoviti. Vediamo se ce la facciamo o ci rimaniamo, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, benissimo. Vediamo altre cose. Questa qua è un'isola a sé, sempre dell'Hamptonshire, ragazzi. Va bene, allora ci concentriamo su quest'isola e concludiamo poi qui il gameplay. Andiamo qua per primo. No, sono qua solo per i tesori, non disturbatemi. No, no, no. Vabbè, andiamo di qua. Coccane, che cazzo. Otto metri. Ah, eccolo qua. Molto bene, qui abbiamo preso. Signori, c'è ancora un'altra cosa qua. Andiamo a recuperarla. Non penso. Ottimo, adesso qua dovremmo aver finito. Ci dirigiamo qua, signori. De preda. Legno. Non cava la lince, giustamente. La porta. Il lato deve essere sbarrato. Ok. Ce l'ha fatta farmi arrampicare. Ovviamente deve salire fino in cima, Eivor, se no non è contento. Ok. La chiave, abbiamo ucciso il tipo. Abbiamo ucciso la chiave, giustamente. Per uscire da qua c'è la porta. Frecce, ma qua ce ne sono delle altre. Ok, mappa. Bene, signori, andiamo qua ora. Ok, c'è il male, qui c'è la magia dei troll, ragazzi. Vediamo dov'è il teschio. Ok, là sopra, vediamo di... Sì, ho capito dove ciò che ci attende. Mi scendi, Eivor, da cavallo, grazie. Non sale. Allora, vediamo di qui. Ok, sale qua, saliamo di qui, andiamo di qua. Seguite la corda, ragazzi, non è difficile. Eccoci arrivati. Molto bene, simbolo maledetto distrutto. Adesso andiamo a fare questo, che dovrebbe essere l'ultimo della zona. Ah, questa qua è la nostra cara vecchia anomalia di 2 ore e mezza. L'altra cosa che amo. Esplora l'anomalia, ragazzi, come ultima cosa del gameplay e poi chiudiamo. Siamo Basim adesso, come alias Loki, come sapete. Sempre buggata sta cosa. Sì, ci siamo. Le mie anomalie. Sono le tue? Vediamo cosa salta fuori. Sei tu il pezzo che ha fatto quelle cose qui? Ok.
sono ormai sono un master, un campione. Vuole un'ora arrivare là, ragazzi. Ah, ok, si fa così, ragazzi, va bene. Dovete avvicinarvi il più possibile al lato. Non lo sapevo neanche io. Ok. Mamma mia, ragazzi. Lunga di tutte queste, ragazzi, di anomalie. Allora, ragazzi, ci sono arrivato. Allora, fate... No, ho sbagliato direzione. Dovete illuminare quei due qua. Così, adesso. Saltate qui. Andate di qua. Saltate di qua. E siete al primo coso. Con questo illuminate... questo qui dovete illuminare. Se non sbaglio... No. Illuminate questo, signori. Ok, adesso prendete, giriamo ancora questo, non si gira così ma si gira così, c'è anche le direzioni, ragazzi, esattamente 1 e 2, ok, adesso salite di qua, così, andate di là. Arrivo adesso il nostro buon vecchio Basim. Ecco, bravo Basim. Ok, così va bene. Andiamo. Ok. Ma io l'avrei fatta ancora un po' più lunga, questa anomalia qua, ma non è lunga, no. Sono qua da 20 minuti, 25 minuti in un'anomalia sola, no, ma è divertente, mi sto divertendo, vedi come sono divertito. Amore mio, è il momento. Il cataclisma è giunto. Il Fossennato ha radunato i suoi 8 fedeli nella sala segreta. Ricorda i calcoli. Devi agire con precisione. Ogni minimo passo va ponderato. Li ricorderò. Sono tutti impressi nella mia mente. Tra quanto rinascerà? Fra molto tempo, amore. Dovrai attendere nel tuo eterno presente e io solcherò il nero mare del Babilo. Ma se tutto andrà bene, ti ritroverò nel mondo oltre la fine. Ma perché non salta di là? Saremo insieme di nuovo. Hey.
culo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. I frammenti Ubisoft, di un per favore, ricordo. La prossima volta metti qualcos'altro, non questa anomalia. Grazie. Bene signori, opportunità completata, anomalia dell'animus needless. Bene, con questo si conclude il nostro video, mi raccomando mettete un bel mi piace e iscrivetevi, noi ci vediamo domani alle 14 per il prossimo episodio. Ciao ciao!